Quinta domenica del tempo ordinario, il tema principale di questa domenica è Risanami, Signore, Dio della vita. Nelle letture di questa domenica ci sono tre consigli per gli apostoli di Gesù, futuri evangelizzatori, e sono consigli per noi cristiani. Primo consiglio: parlate la lingua nuova. La lingua nuova è la lingua del Vangelo, cioè la lingua dell'amore, della speranza, della parola che guarisce i cuori. Predicate senza imporre norme che schiavizzano. Predicate con la vita. Particolarmente il consiglio va a ogni apostolo. Il vero Vangelo si predica con la testimonianza di vita. Ogni cristiano deve rendere il Vangelo visibile. Il Vangelo visibile, molti non leggeranno la Bibbia o il Vangelo, però tutti sono attenti nel leggere la vita di ogni cristiano, la vita dell'apostolo, la vita del predicatore. Vivere il Vangelo è importante invece di fare lunghe discussioni sui temi nei quali crediamo. Rendere il Vangelo visibile. Paolo, nella seconda lettura di oggi, dice: guai a me se non predico il Vangelo. Più tardi poi fa una raccomandazione al suo amico Timoteo e gli dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, annuncia la parola, esorta con ogni magnanimità e dottrina. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina e gli uomini cercheranno sempre favole, dice Paolo, daranno ascolto non alla verità per seguire favole. E mentre predicate, date visibilità al Vangelo, questa è anche una frase di Papa Francesco che continua a ripetere. Secondo consiglio è: guarite gli ammalati, guarite i cuori, porgete la mano a chi soffre e toccate i cuori feriti. Usate la medicina del cuore, dice il Signore. Cos'è sta medicina del cuore? Sono le beatitudini, sono quelle virtù semplici che fanno bene, che fanno guarire, come la carità, la tenerezza, la misericordia, la speranza e la preghiera soprattutto. Il terzo consiglio è: guarite la fede ammalata, o addirittura, come dice prima Mazzolari, guarite la fede demoniaca. Forse è una parola troppo forte, comunque è ammalata una fede che sente Dio come un rivale, lontano e irraggiungibile. È demoniaca una fede che dorme dal lunedì al sabato e si sveglia la domenica per una messa sopportata più che celebrata. È ammalata una fede che rimane chiusa, che profuma solo di incenso e di sacristia e non conosce gli odori della strada, delle case, della fraternità, dei poveri, degli ultimi. È ammalata una fede finta, fatta di parole belle e dolci, che non cambia la vita. Per Gesù tutto è semplice. Lui invita tutti. Vuoi vivere? Vuoi guarire? Vuoi seguirmi? Non importa come ti giudicano, se ti giudicano buono o cattivo, puro o peccatore. Io ti conosco, dice il Signore. Vieni, seguimi e guarisci.